Poltronissima questa sera è qui al Teatro Alfieri di Torino, perché tra pochissimo ci godremo Fame, saranno famosi, davvero un musical fantastico per la regia di Luciano Cannito. E sul palco 24 elementi, 21 performer e 3 elementi della band. Ma cosa state aspettando? Venite con noi a conoscerli. Questo ruolo della preside Sherman, Miss Sherman, che è vero che è severa, ma io vedo che ha un cuore grande. Assolutamente, ho fatto uno sforzo gigantesco per diventare così cattiva, perché in realtà fin da subito Laura Galigani, che è la nostra straordinaria autrice insieme a Cannito dell'adattamento, ha detto: Barbara, meno empatica, togli tutta questa empatia dagli occhi, dallo sguardo, e siamo riusciti a trovare un compromesso. In più è un ruolo che apre proprio questa scena con questo appello in cui io devo essere veramente un soldato quasi. È tosta tutte le sere, perché non c'è mezza misura, bisogna che i ragazzi si spaventino un po' all'inizio di me. Siamo molto felici, ma io sono felice di una cosa, perché io so che dietro le quinte, non solo sul palco, il rapporto anche con tutti questi ragazzi è veramente caloroso, e le persone vorrei che lo sentissero anche dalla tua voce per venire a vedere Fame. Esattamente sì, innanzitutto abbiamo dei talentuosissimi ragazzi, Alice Borghetti, Alfredo Simeo, adesso io i nomi devo ancora impararli tutti, so meglio quelli di scena che i cognomi di quelli veri, ma devono venire a vedere perché c'è un cast, veramente è un corale vero questo Fame, e i quattro prof sono di supporto, e questi ragazzi sono un'energia inestimabile e straordinaria, quindi è l'adattamento secondo me italiano per eccellenza di Fame, e spoileriamo che siamo nel 2023 e quindi sentirete parlare dei Maneskin per esempio durante lo spettacolo, quindi venite a divertirvi, a ritornare bambini come tutti noi, e per i bambini a sognare di studiare per diventare artisti. Ciao, come sta? Bene, benissimo, siamo alla mezza e sto concentrando sto chiamando professor Meyer. Senti, ma questo professore parla molto meglio di me. Ecco, ma quali difficoltà hai avuto in questa pronuncia? Non hai avuto difficoltà, dai. No. Allora, per esempio, ieri sera la prima, lo dico e qui lo nego, così non lo sa nessuno, dovevo dire: ragazzi, giù i drapi. Ho detto: ragazzi, giù i drapi. I drapi è anche un termine complicato. Sì, ma io drapi, io sono scoperto cosa sono drapi tipo una settimana fa, Quanto ti piace essere sul palcoscenico in questo ruolo di professore di recitazione? Oh my God, allora io ti dico, io sono orgoglioso di avere 68 anni, trovarmi ancora a navigare su questa cresta di questa onda è assurdo, e reinventarti alla mia età, io dico, guarda ragazzi, a 68 è solo l'inizio. Ecco. Bravo. Ma che bello, vedi Maxone? Sì, vabbè. Ma allora l'energia si moltiplica, tu ne hai già tantissima da vendere. Troppo. Assolutamente, ma con tutti questi ragazzi intorno a te che ne hanno veramente tantissima, cosa provi? Allora, come hai visto, c'è talento da vendere, perché ballano bene, ballano come cantano, come recitano, come ballano, cioè sono veramente triple threat, vuol dire performer completi, tutti, essere in mezzo a questi giovani, è un sogno, e poi lavorare con Barbara Cola, Lorenzo Mario e Stefano a buon tempi. Sto facendo un'altra laurea. È bellissimo, entusiasmante, sono molto felice. Il mio personaggio è Miss Belle, Greta Belle, che è l'insegnante di danza, ovviamente. È un'insegnante molto rigorosa, ma anche molto vicina ai suoi allievi. Il suo scopo principale è quello di tirare fuori il talento laddove lo intravede.
una grande umanità. Sì, esatto. E il pezzo più importante, diciamo, il mio intervento più importante è un bellissimo duetto che faccio, è uno scontro tra le due insegnanti, quindi con Miss Sherman, la preside Barbara Cola, perché lei non vuole ammettere uno degli allievi, Tyron, al Junior Festival perché non ha superato l'esame di inglese, e invece io, che capisco subito che ha un talento straordinario come ballerino, faccio di tutto perché invece lui possa partecipare al saggio di fine anno, sarebbe, ecco. Quindi anche un bel messaggio, quello, sì, di riuscire a capire quanto sia importante tirar fuori il talento laddove c'è, magari superando anche delle difficoltà di altro tipo. Il cast di questo musical è fantastico perché la gioia di stare insieme è palpabile quando siete fuori e sul palco. Ci vuoi raccontare anche il rapporto che hai con tutti questi ragazzi giovani, che sono tantissimi? Guarda, è da un mese e mezzo che stiamo insieme tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Ormai siamo veramente una grandissima famiglia. Loro sono come fossero i miei figli. Io ho un figlio di 21 anni, quindi loro mi dicono: ah, ma sai, ma la mia mamma, anche la mia mamma è del 69. Cioè, capito? Io potrei veramente essere la loro mamma. È bellissimo. C'è un'energia tale, ma proprio si sente palpabile questa forza, questa energia, questa voglia di crescere. Sono ragazzi con grandissimo talento, tutti, dai protagonisti ai ruoli più grandi, più piccoli, all'ensemble. Luciano Cannito ha proprio fatto un'audizione mirata per avere un gruppo di ragazzi molto preparati. Ed è bellissimo, io sto bene con loro, mi sento ringiovanita. Ed è vero, e si sente e si vede, siete tutti fantastici e l'energia che hai tu ci coinvolge subito, anche fuori dal palco. Mr. Shankop vi aspetta, perché è importante mantenere anche tutto quello che riguarda il rigore musicale. Io mi occupo della musica, accanto a questi fantastici Barbara Cola, Lorenzo Mario e Garrison, quindi siamo emozionatissimi, perché io mi ricordo, ve l'ho già detto e confessato, le corse che facevo per vedere la serie TV, sì, con la mitica Debbie Allen, con attori come Janet Jackson ancora non esplosi, e quindi c'è un pezzo di cuore già batteva attraverso quella serie TV. Adesso ritrovarmi sul palco grazie al maestro Luciano Cannito, che ringrazio sentitamente, è veramente un bellissimo sogno, accompagnato dai tre che vi ho nominato prima. Ma che volete di più da questo 2024, ragazzi? Che ricordo hai di quando ti hanno comunicato che avresti fatto questo musical? È un ricordo, perché in realtà pensavo che avessero sbagliato numero. Ho ricevuto la telefonata del maestro Cannito, però non ci ho pensato molto. Ho detto sì, è il momento giusto, è Fame assolutamente. È una storia di sogni, è una storia dove lo specchio è facilissimo per tutti, no? Rivedersi. E quindi poi mi ha detto anche il resto del cast, ho detto: ma come faccio a dire di no? Ma anche oltre all'energia, al ballo, la musica, c'è anche tanto divertimento. Tu vorrei che sottolineassi quanto divertimento c'è anche nel tuo personaggio. Sì, allora, il mio personaggio, che è assolutamente appassionatissimo del suo mestiere, però sapete, è anche un pochino figlio di questa pandemia, e per cui, insomma, in qualche modo ripete qua e là che è importante sanificarsi e sanificare le mani, perché le mani toccano gli strumenti, le mani toccano altre cose, e quindi lui è un pochino forse esagerato in questo, chi lo sa, non possiamo spoilerare troppo, però sanificatevi appena potete. E allora venite a divertirvi in Fame, saranno famosi.